spazio innovazione. Ben ritrovato Alex e un caloroso saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Piazza Grande. I messaggi, quanti ne mandiamo, quanto costano, ma soprattutto chi li legge? In questa puntata parleremo di messaggistica sicura, sempre con un occhio alla privacy. Un tempo, l'unica meccanica di messaggistica erano gli SMS. Chi ha cominciato ad utilizzare i cellulari all'inizio degli anni 2000 se lo ricorderà bene. Gli SMS erano popolari a tal punto che le promozioni stagionali degli operatori per limitarne il costo erano ricercatissime. Con l'avvento degli smartphone e soprattutto della connettività internet mobile a prezzi abbordabili, lo scenario è cambiato e le applicazioni di messaggistica sono diventate la modalità preferita di comunicazione testuale. Attualmente l'applicazione più diffusa tra gli utenti italiani e spagnoli è WhatsApp. Nata nel 2009 da una coppia di ex dipendenti di Yahoo, è stata acquistata da Facebook nel 2014 per la cifra record di 19,3 miliardi di dollari. Facebook si è impegnata, a suo tempo, a non inserire pubblicità nell'applicazione, come se questo fosse il problema principale. Ma è difficile pensare che da un investimento di tale portata non si aspetti un ritorno economico. La Commissione europea, alla fine del 2017, ha multato Facebook per un totale di 110 milioni di euro, avendo deciso che le informazioni fornite dall'azienda riguardo alla gestione dei dati post-acquisizione di WhatsApp siano state deficitarie e dolosamente negligenti. In parole povere, Facebook non ha voluto spiegare esattamente cosa farà dei dati di WhatsApp. Una rigidità e mancanza di trasparenza che possiamo notare anche nel fatto che WhatsApp sia utilizzabile, a differenza di altre soluzioni, unicamente tramite le sue applicazioni ufficiali e solo via smartphone. Questo è inevitabile quando stiamo utilizzando del software proprietario e gratuito. Come altri grandi marchi del settore tecnologico, è possibile che i dati delle nostre chat siano utilizzati per profilare le nostre preferenze e abitudini. Il mio suggerimento per voi quest'oggi, quindi, è: utilizzate servizi di messaggistica sicuri e soprattutto open source. Per open source, per chi non conoscesse il termine, si intendono quei software dei quali viene rilasciato il codice sorgente, portando quindi a conoscenza di tutti quali siano le meccaniche interne dell'applicazione e potenzialmente anche quali dati vengano raccolti. Le applicazioni di messaggistica che mi sento quindi di consigliarvi sono due. Una è Telegram, applicazione open source sviluppata da due fratelli russi, i quali, tra le altre cose, vivono all'estero dopo che i rapporti con il Cremlino si sono incrinati visto il loro rifiuto di consegnare le chiavi di criptazione al governo russo. La seconda è Signal, applicazione sviluppata da un consorzio internazionale di volontari e molto impegnata sul fronte della sicurezza delle comunicazioni. Più volte Edward Snowden, l'ingegnere che ha denunciato la raccolta dati illegittima della NSA americana, ha riferito di farne ampio uso. Approfitto per raccomandarvi infine la visione di The Social Dilemma, il dilemma dei social, un documentario di Netflix che, dalla voce dei tecnici che li hanno sviluppati, cerca di spiegare perché i nostri dati vengono raccolti e quali siano i potenziali pericoli. Come sempre vi ricordo che tutti i link ad applicazioni, notizie e riferimenti saranno disponibili nella descrizione della puntata del podcast. Nel salutarvi e rimandarvi alla prossima settimana, ricordate, se non siete il cliente, siete probabilmente il prodotto. Spazio innovazione.